Onorevole Bellachioma, dunque per la Lega un successo veramente, come dire, di peso. Beh sì, siamo veramente contenti, un grande successo che dedichiamo a Matteo Salvini, a tutta la squadra della Lega, a tutti i dirigenti, i militanti e i simpatizzanti della Lega Abruzzo. L'unica valutazione da fare è che l'Abruzzo vuole cambiare. Onorevole Bellachioma, si dovrà lavorare adesso per la composizione nuova esecutiva tenendo conto proprio dei risultati elettorali. A questo punto la Lega potrà avere un numero consistente nell'esecutivo. Sì, è importante che rappresentiamo il governo del buonsenso, un governo già testato in altre regioni importantissime come Lombardia e Veneto. Il successo della Lega è veramente, mi riempie il cuore di gioia, sono felice che Marco Marsiglio sia il nuovo governatore della regione Abruzzo. Ringrazio anche gli alleati, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, l'UDC, Azione Politica, dell'amico Gianluca Zelli. Guarda, in questo momento siamo tra la felicità ma anche l'estrema consapevolezza che dovremmo dare un buon governo alla regione Abruzzo per ridare orgoglio e dignità a questo popolo e a questa terra. Un'ultima domanda e la lasciamo. Da dove si deve ripartire, onorevole? Si deve ripartire dalle regole semplici del buon governo, si deve ripartire dal popolo al centro di quello che sono le nostre attenzioni. Ci saranno grandi aspettative, dalle parole passiamo ai fatti, ripartiremo dalla piccola e media industria, dal commercio, dal turismo fondamentale, dall'agricoltura, dai settori strategici della nostra regione. Chiaro che non si potrà fare tutto e subito, ma piano piano ci metteremo l'impegno con gli uomini e le donne migliori della Lega e di questo nostro amato Abruzzo. Matteo Salvini tornerà in Abruzzo, sa dirci quando? Potrebbe anche farci una sorpresa.